Cusano, l'Ateneo di Roma che unisce tradizione e innovazione, lezioni online e in presenza. Gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione. Oltre 35 corsi di laurea, più di 200 master, iscrizioni sempre aperte e un campus a Roma di 54.000 metri quadrati. Biblioteca, palestra, mensa e bar, laboratori didattici. Pensa in grande. Scegli l'eccellenza accademica. Scegli l'Università Cusano. Matrona Ternana Store. Presso il nostro punto vendita troverai, oltre al merchandising della Ternana, tutto per il calcio, calcetto, volley, padel, running, tempo libero. Si effettuano forniture sportive per società ed enti. Macron Ternana Store, via Cesare Battisti 171 a Terni, telefono 0744 306589. Da Ugo, il pesce fresco di qualità. Per le tue serate speciali, ristorante Unto, a Terni, via Leopardi 38. Ristorante Unto. Vuoi vendere o affittare la tua casa? Dalmazia Immobiliare è la soluzione. La corretta valutazione dell'immobile per una vendita veloce. Il cliente seguito nell'iter burocratico fino all'atto notarile. Serietà, professionalità e trasparenza al tuo servizio. Ti aspettiamo in piazza Dalmazia 21. Oppure chiamaci per una consulenza gratuita del tuo immobile allo 0744 19 28 830. In via del Rivo numero 107, Ortopedia Sanitaria Il Plantare vi aspetta con una vasta gamma di ausili per la deambulazione, articoli sanitari, tutori ortopedici, calzature, convenzionata per forniture ASL ed INAIL. Produzione interna di plantari ortopedici su misura per ogni tipo di problema, realizzati dalla dottoressa Tiberi dopo accurato esame computerizzato. La salute e la soddisfazione del cliente sono al centro del progetto aziendale. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa in Via Benucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Buonasera, buonasera, benvenuti a Bizzona, ultima trasmissione per quanto riguarda questa stagione 2021-2022 per il campionato di Serie B, è l'ultima puntata di Bizzona, poi naturalmente ci inventeremo sicuramente qualche altra situazione nel corso appunto della primavera inoltrata e dell'estate. Allora, Bizzona, vi dicevo, insieme a Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria, ciao, e a M Terni Channel, naturalmente, ciao Luca, buona serata. Ciao Ivano, ciao Marco, buonasera a tutti. E naturalmente buonasera anche a Marco Crisostomi, che fa parte della famiglia appunto di AM Terni Channel.
programma che potete seguire anche sulla pagina Facebook di Terrana Time, e quindi se volete potrete anche mandare i vostri messaggi. In regia c'è Iago e Marta, ai quali auguriamo sicuramente un buon lavoro. E allora, questa è l'ultima giornata, la 38esima del campionato in Serie B. Molte cose sono da decidere, sia in testa che in coda, quindi è sempre avvincente il campionato. E anche la partita della Ternana vuol significare sicuramente qualcosa, perché è vero che la Ternana è fuori dai giochi per quanto riguarda i play-off, e fortunatamente anche è fuori dai giochi che riguardano i play-out, ma l'Ascoli ha sicuramente l'interesse di poter migliorare la propria classifica generale, perché ambisce a una posizione di classifica migliore di quella attuale, il che significherebbe delle facilitazioni per quanto concerne i play-off. Quindi, giornata, Luca, molto interessante, magari se andiamo a vedere anche quelli che sono gli impegni delle squadre della 38esima giornata. Insomma, l'ultima giornata e c'è ancora tanto da decidere. Beh, ci sono solo due verdetti già emessi, la retrocessione di Pordenone e Crotone, che tra l'altro nello scorso turno hanno pareggiato a Lignano Sabbiadoro 3-3. Per il resto ancora da individuare la terza retrocessa diretta, ancora da individuare quart'ultima e quint'ultima destinate a giocarsi la permanenza nel torneo cadetto mediante play-out, e ancora da individuare tutto in ottica promozione. È vero che lì c'è un match point che appare agevole in casa contro il Pordenone retrocesso, ma nel calcio mai dire mai. Naturalmente le chance del Lecce capolista di vincere e di approdare Na sono elevatissime. Poi c'è il Monza, secondo, che vincendo a Perugia sarebbe ovviamente in A, ma non sarà facile vincere al Curi, perché Perugia è una squadra rognosa, sebbene abbia avuto in questo campionato un rendimento migliore in trasferta rispetto alle gare casalinghe. E poi via via, piena bagarre per il terzo posto, la Cremonese che cerca il riscatto dopo aver toppato clamorosamente due gare consecutive, dapprima a Crotone e poi in casa con l'Ascoli, poi via via il Pisa, il Benevento, le altre. E poi tu parlavi dell'Ascoli, Ascoli settimo, ovviamente già in maniera matematica nei play-off, ma voglioso di vincere, perché con i 3 punti l'Ascoli, se si incastrassero certi risultati, potrebbe addirittura piazzarsi al 4º posto, ma ci vorrebbe, oltre alla vittoria dell'Ascoli contro la Ternana, una concatenazione di risultati sfavorevoli delle squadre che precedono l'Ascoli stesso. Più ragionevolmente, quindi secondo uno scenario più plausibile di quello che ho appena citato, l'Ascoli vincendo potrebbe approdare comunque al 5º posto, e arrivare quinti significherebbe giocare i preliminari dei play-off in casa, certo, e soprattutto con 2 risultati su 3 a disposizione, certo, privilegio che tocca alla 5ª e alla 6ª a discapito della 7ª e dell'8ª. Questo per dire che domani la Ternana si troverà di fronte a un Ascoli motivatissimo. Vero è che la Ternana finora in questi ultimi 2 mesi di campionato intanto è 3ª nel girone di ritorno ed è 1ª col Monza nelle ultime 11 partite, è andata a vincere a Crotone di fatto eliminando il Crotone dalla zona play-out e condannandolo con largo anticipo o quasi alla retrocessione diretta, è andato a vincere a Benevento pregiudicando le chance di promozione diretta del Benevento, ha vinto il derby, insomma spesso si è con un Perugia che a differenza della Ternana stessa aveva ancora concrete chance di reinserimento nella zona playoff. Quindi la Ternana è reduce da vittorie contro squadre sulla carta più motivate, naturalmente cercherà di fare poker ad Ascoli, sarà complicato e non ci mettiamo il rocambolesco pareggio a tempo scaduto contro il Frosinone, è chiaro che sarà complicata, ma la Ternana ha dimostrato, come dice il suo allenatore, cioè mister Lucarelli, che intende onorare al massimo questo finale di stagione. Marco, allora, 2 parole su questa partita di Ascoli. Tra le altre cose, i precedenti parlano nettamente a sfavore della Ternana, solo 4 vittorie su 20 incontri, mi sembra. Con 15 sconfitte e 4 pareggi, mi sembra, no, sono 20, insomma, qualcosa di più, diciamo che ho perso i conti, no, 23 precedenti, 4 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte, con
15 gol realizzati e 35 subiti. Insomma, il Cino e Lillo del Duca non è tanto foriero di soddisfazione per i rossoverdi. Ci sono stati incontri anche in Serie A contro l'Aspo. Incontri sul campo e scontri fuori, quasi sempre scontri ci sono stati. Sono finiti negli ultimi anni, quando la situazione è cambiata notevolmente, insomma, tra le restrizioni e tutto quanto, insomma, i contatti sono stati più, anzi quasi assenti. Comunque negli anni 70-80 erano belle guerre, insomma, gli ascolani. Quindi è una partita sentita da tutte e due le tifoserie. La Ternana va con 352 tifosi, quindi questa è la dimostrazione che non è certo una partita amichevole per Terni, per i tifosi della Ternana. L'Ascoli si gioca qualcosa, è vero che non potranno essere al massimo, perché bisogna anche proteggerli questi playoff, nel senso, poi rendere squalifico infortuni per fare una partita per contentare, certo, i tifosi, questo è normale. Anche perché l'Ascoli ha diverse diffidate. Quindi non tutti giocheranno probabilmente. Sì. Però fare punti e guadagnare qualche posizione è di vitale importanza per loro. Quindi sono in mezzo a un guado abbastanza. Non è difficile districarsi quando è così, perché se te ne passi dopo prendi squalifiche e infortuni. Se invece sei troppo blando, butti via la possibilità di giocare i preliminari in casa. Addirittura l'Ascoli potrebbe arrivare anche quarto, ma va bene, quella è fantacaggio, però la possibilità c'è. Quindi sarà una partita sicuramente interessante. Sono due squadre in grandissima salute, sono forse le squadre più in forma di tutto il campionato, e sarà una partita, partita vera sicuramente. Andare a vincere a Cremona sicuramente è sicuramente testimonianza di essere veramente in buona condizione. Allora, pregherei la regia di far vedere un po' invece la classifica, ma non quella standard, quella che riepiloga anche un po' i risultati delle ultime giornate, no? Proprio per vedere lo stato di forma delle squadre. Quindi questa classifica che porta un po' tutti gli ultimi 5 incontri che si sono disputati nel campionato di Serie B. Quindi se la regia ce la fa vedere e magari la mettiamo nel primo. Ecco, tanto per vedere. Vedete, insomma, la Ternana è una delle squadre insieme all'Ascoli, mi sembra, e all'Ascoli, Lecce e Monza, quella che praticamente, anzi Lecce no perché ha riportato 2 sconfitte e 3 vittorie. La Ternana invece negli ultimi 5 incontri ha riportato 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Diciamo il confronto è simile, il cammino è uguale a quello del Monza. Guardate invece la Cremonese, nelle ultime 5 partite 3 perse, tant'è che insomma è stata un po' risucchiata, no, in classifica generale. Questa mi sembra che fotografi bene, no? Fotografi bene, Luca, lo stato di salute delle squadre, cioè visivamente uno magari lo apprezza ancora di più. Sì, nell'ultimo mese di campionato, lo dicono i numeri, lo vediamo nella grafica, Ternana, Ascoli che si scontrano tra di loro e Monza sono le squadre dal rendimento migliore. Ce ne sono altre anche di alta classifica, come la Cremonese che hai appena citato, in brusca frenata, non parliamo poi del Benevento che lamenta 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, e quindi, ma lo stesso Frosinone, insomma. Il Brescia, una partita vinta e 4 pareggiate e una persa. Ma lo stesso Frosinone, 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio più che rocambolesco a Terni, a tempo scaduto. Quindi insomma, questi numeri, questa grafica fotografa proprio con i colori quello che stiamo dicendo. È stato un campionato troppo dispendioso per la squadra di destra, yes. Hanno avuto un ritmo altissimo, perché hanno fatto parecchi punti. E c'è stato ogni settimana, eri primo, la settimana dopo passavi al terzo posto, quindi energie mentali e nervose, proprio c'è stato uno spreco indiscriminato, perciò adesso recuperare è difficile. Io se fossi il Brescia, se fossi il Pisa, sarei veramente preoccupato dall'Ascoli. Diciamo, noi lo dicevamo, mi sembra, lunedì, no? Che se la Ternana fosse approdata ai playoff, con la condizione atletica che si ritrova, probabilmente poteva rendere la vita pericolosa e difficile a tante altre compagini, magari, che andavano ai playoff in posizione migliore. Credo che questo lo si debba assolutamente dire.
Torniamo quindi in studio, abbiamo un po' visto quello che è il programma della 38esima giornata. Volevo sentire un po' Luca, diciamo, abbiamo letto i giornali, abbiamo letto l'intervista di Bandecchi, io mi aspettavo anche, voglio dire, una parola da parte del tecnico Lucarelli, no? Per sentire un attimino come fosse andato l'incontro di ieri. Io ho provato a chiamarlo, però non sono riuscito a parlarci. Però da quello che emerge dal Corriere dell'Umbria, quello che emerge dalla Nazione, che hanno effettuato l'intervista con Bandecchi, sembrerebbe, insomma, che si siano appianate un po' tutte le strade e che Bandecchi, Lucarelli e Leone proseguano per la prossima stagione. Mi sembra che, insomma, si sia un po' ricompattato il gruppo. L'impressione è questa, tuttavia prima di sbilanciarmi in merito preferisco attendere lunedì, perché è evidente che con l'ultima gara di campionato ancora da disputare, quella di domani sera ad Ascoli, la prudenza regni sovrana anche nelle dichiarazioni di Bandecchi e induca al silenzio, libera scelta personale, certo, mister Lucarelli. Quindi io credo che a bocce ferme, quando il pallone avrà finito di rotolare... Ma oggi non c'è stata nemmeno una conferenza stampa e quindi no, non abbiamo nemmeno potuto approfondire con il diretto interessato questo aspetto, oltre che approfondire i temi della partita con l'Ascoli, no? Sì, ma ecco perché dicevo, insomma, da un lato dichiarazioni molto caute e comunque in linea di massima si parla di comunione di intenti, quindi sembra che sia tutto ok. Parlo di Bandecchi. Dall'altro, silenzio assoluto, mi riferisco a Lucarelli. Aspettiamo lunedì o martedì perché credo che qualcosa in più emerga, ma mi sembra che lo scenario sia positivo. Ripeto, mi sembra, tra 4-5 giorni ne sapremo di più. Faccio un esempio. Per quanto Bandecchi possa essere impulsivo, comunque, o diciamo ancora piuttosto profano rispetto alle dinamiche che regola nel mondo del calcio, ma è comunque un imprenditore e una persona intelligente. Cioè, se gli si chiede, con una gara ancora da disputare, quali saranno le strategie di mercato, a prescindere da quelle che effettivamente saranno, e che quest'anno scopriremo prima rispetto agli anni passati, perché il campionato inizierà il 13 agosto, perché il ritiro inizierà il 5 luglio, se non addirittura il 4, perché comunque nei primi 3 giorni di mercato bisognerà piazzare la maggior parte la maggior parte delle operazioni in entrata. A prescindere da questo, cosa dovrebbe dire il Presidente? Se anche l'intenzione fosse quella di stravolgere la rosa, e non è questa l'intenzione, ma se anche lo fosse, e ripeto non lo è, semmai la strategia è quella di apportare gli opportuni e calibrati interventi senza modificare troppo l'organico. Ma se anche la strategia fosse diversa, il Presidente cosa dovrebbe dire quando c'è ancora una partita da disputare? Cambieremo metà rosa? Non potrebbe dirlo, posto che non è comunque quella la strategia scelta dal Presidente, certo, e dallo staff tecnico. Marco, che impressioni hai dall'esterno, voglio dire, no? di questo incontro di Roma? Beh, io credo che Lucarelli e Leone siano riconfermati sotto questo aspetto, anche perché se fai una riunione tutti presenti, non è che parli del singolo, no? Se c'era da sistemare delle cose, quello si fa tra presidente e il destinatario, o allenatore, direttore sportivo, parlano loro due e vedono se ci sono dei problemi, cercano di appianare, se non ci riescono, va bene. Non è che si fa una riunione tutti insieme e si, certo, parla del singolo. Quindi si sarà parlato esclusivamente di programmi, dando per scontato la riconferma di tutte e due. Io credo questo qui. Poi per quanto riguarda i programmi sono ambiziosi, ma dopo lì c'è da vedere, c'è da parlare, evolversi, c'è tanto da... perché la Serie A, vincere un campionato di Serie B è complicato, eh. È molto più facile salvarsi in Serie A che vincere un campionato di Serie B. Ah, senza dubbio, soprattutto la prossima briga sulla carta sarà ancora più competitiva rispetto a quella già molto competitiva di quest'anno. Sulle dinamiche Bandecchi-Lucarelli c'è una certezza e due verosimili congetture, che tali rimangono, benché verosimili, cioè congetture. La certezza, esplicitata a più riprese da Lucarelli nelle scorse settimane, è
che il tecnico livornese non abbia gradito alcune esternazioni del suo concittadino presidente per le tempistiche, perché quest'anno non è stato rispettato l'accordo vigente nello scorso campionato, per cui il presidente prima di esternare avrebbe dovuto consultarsi con l'allenatore, dialogare con lui e poi esprimere il proprio pensiero. E questa cosa Lucarelli non l'ha gradita, ma non è che io stia facendo uno scoop, lo ha detto due volte nelle scorse settimane. Immagino il prossimo anno quello che potrà essere. Io credo che poi ci siano, ipotizzo che ci possano essere. Mannaggia Instagram, il caso di dire. Ipotizzo che Lucarelli possa non aver gradito alcune esternazioni dello stesso Bandecchi, ad esempio, ma questa è una mia congettura, non ho elementi di conoscenza, non ho parlato né con l'uno né con l'altro. Ipotizzo che l'allenatore possa non aver gradito un'affermazione tipo abbiamo disputato un campionato da 7 euro e quindi festeggio in una pizzeria da 7 euro o in un ristorante da 7 euro, che è un modo molto colorito per esprimere una insoddisfazione che secondo me per in larga misura è perfino condivisibile, però Bandecchi magari la esprime con dei toni piuttosto coloriti e colorati. E poi, sai, quando un presidente dice ripetutamente, in maniera reiterata, nel giro di 72 ore, voglio andare in Serie A, voglio la promozione, entusiasma i tifosi e anche i giornalisti, che sono quasi tutti tifosi, noi di sicuro lo siamo, ma in qualche modo mette pressione all'allenatore, perché insomma se lanci certi proclami ben vengano, certo. Cioè io ne sono entusiasta, però poi è chiaro che l'allenatore si sente, come dire, vede profilarsi sulle sue spalle un'enorme responsabilità, quindi io immagino che queste due situazioni possano avere in qualche modo non dico allarmato Lucarelli, ma lo abbiano portato a qualche riflessione. Immagino che al 98% Lucarelli resti sulla panchina della Ternana, un 2%, voglio dire, 2% è una percentuale infinitesimale, no? Quello, ma certo, però insomma, salvo incredibili sorprese, Lucarelli resterà sulla panchina, di sicuro al 100% Leone sarà il direttore sportivo. Quanti programmi ambiziosi, diceva Marco un minuto e mezzo fa, ben vengano, ma vanno sostanziati attraverso un rafforzamento che non si potrà limitare alle seconde linee, perché questa rosa pur buona per diventare... l'ha ribadito oggi, è il concetto Bandecchi ha detto non interverremo sui titolari ma interverremo sulle seconde linee. Allora guarda, i casi sono due: o Bandecchi mente sapendo di mentire, o Bandecchi non si rende conto Però hai ragione tu, parliamone lunedì. O non si rende conto di quanto questa squadra nei suoi titolari debba essere migliorata per, non dico per andare in A, per stazionare più o meno stabilmente tra le prime cinque. Cercheranno di farglielo capire sia Lucarelli che Leone, immagino, da questo punto di vista. Ma io credo semplicemente, l'ho detto prima, che queste siano dichiarazioni molto anche di facciata, nel senso, a bocce ferme, quando il pallone avrà smesso di rotolare, in fondo dobbiamo aspettare 96 ore, no? Esatto. Lunedì, martedì. Aspettiamo. Avremo la considerazione, non le fa, lui se sente, vuole parlare adesso, parla adesso. Non è che aspetta. Sì, l'abbiamo visto. Cioè, 10 ore prima del derby ha detto che la cosa del campionato era fallimentare. Allora, diciamo, l'ha introdotto sfiorando l'argomento Luca. Poi faccio vedere l'amico Drago, perché noi abbiamo un compagno qui in studio, lo facciamo vedere. E, dicevo, l'ha sfiorato Luca l'argomento, quello del prossimo campionato di Serie B. C'è una novità, no? Oggi l'Assemblea di Lega ha deciso che praticamente durante i mondiali, visto che non c'è l'Italia, si giocherà. Per cui ai tanti turni infrasettimanali a cui si andava incontro ne rimasi contrappongono due soli turni infrasettimanali. Il periodo di sosta andrà dal 27 dicembre al 13 gennaio e il 13 gennaio il campionato riprenderà con la prima del girone di ritorno. Queste sono le novità di oggi. L'altra novità, poi fra un po' ci collegheremo con Anna Rita Marini che ci parlerà dell'Ascoli e poi andremo a parlare naturalmente della Ternana, anche se
Non c'è molto da parlare perché settimana che conferenza stampa non c'è stata, gli allenamenti a porte chiuse e quindi c'è poco veramente da parlare. E comunicazioni per esempio sugli infortunati non ce ne sono stati, per cui vediamo quello che possiamo fare, quello che possiamo tirar fuori da questa trasmissione. Vabbè, allora, solo per citare gli indisponibili che sono 7, ci vorranno anche parlando lentamente 3-4 minuti. Certo. Quindi voglio dire. Certo. Allora, non ci aspettavamo che fossero 7. Quindi... No. Allora, dicevo che praticamente è stata stretta la convenzione per il campo della Junior Campo Maggio con la proprietà di quei campi, ovvero la parrocchia stessa, e quindi diciamo, il prossimo campionato la Ternana avrà a disposizione questi due campi in erba per poter effettuare gli allenamenti. In attesa del centro sportivo di Villa Palma, si parla di 2 o 3 anni, ma insomma mi sembra abbastanza, 3 anni, un po' troppi, e per fare lo stadio quanto ci vuole? Un casino di tempo. Vabbè, comunque, questo lo vedremo. L'altra cosa che volevo dire, che oggi ci sono stati i funerali di Ferruccio Tagliavento e c'era moltissima gente, fra cui anche il presidente Bandecchi, tutto il settore, i ragazzi del settore giovanile insieme ai propri allenatori, e c'erano anche alcuni rappresentanti della squadra rossoverde, quindi l'estremo omaggio al papà di Paolo, al quale rinnoviamo naturalmente le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Ferruccio, che tra le altre cose io ho avuto modo di intervistare proprio in occasione della chiusura della sua attività, l'ho intervistato proprio nel suo salone, ho conosciuto un uomo davvero mite che si è commosso diciamo nel raccontare quella che era stata la sua vita. 12 anni ha iniziato a fare il garzone di bottega, così si chiamava, oggi si chiamano apprendisti, però una volta si chiamavano garzone di bottega, e poi mi sembra 72 anni di lavoro come acconciatore, parrucchiere, barbiere, eccetera. Quindi, e oggi è stato reso l'estremo saluto, e tutto il mondo ternano praticamente era in chiesa, la chiesa di San Matteo a Campidelli. Quindi rinnoviamo ancora le condoglianze a Paolo e alla famiglia intera di Paolo, a tutti i suoi i cari, agli amici che l'hanno conosciuto e hanno vissuto con lui tante esperienze. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità e poi proviamo a collegarci con Anna Rita Marini, linea alla regia. Perché scegliere Generali? Per l'assistenza, siamo al fianco dei nostri clienti in ogni momento. Perché Generali è la prima compagnia assicurativa italiana. Per la solidità, con i nostri 8 milioni di clienti. Per l'affidabilità, sono 190 anni che Generali è al vostro fianco. Perché proteggiamo il tuo presente per garantirti un futuro più sereno. E allora vi aspettiamo presso i nostri uffici a Corso del Popolo 24C. Macronat Ternana Store. Presso il nostro punto vendita troverai, oltre al merchandising della Ternana, tutto per il calcio, calcetto, volley, padel, running, tempo libero. Si effettuano forniture sportive per società ed enti. Macronat Ternana Store, via Cesare Battisti 171 a Terni, telefono 0744 306589. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venite a trovare la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il bongole, il babà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana.
Edilizia Colle Rolletta raddoppia. In una sala mostra di 300 metri quadri troverete pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe pellet, porte e finestre. Edilizia Colle Rolletta di Alcini Sandro, a Terni in via dei Gonzaga 34. La nostra professionalità al vostro servizio. Se dal 1938 rappresenti un punto di incontro per la città, non hai bisogno di parole. Bar Caffè Maceo, via della stazione 15 a Terni. Per le tue ordinazioni 389 78 80 504. Stai facendo investimenti? Vuoi formare il tuo personale o digitalizzare la tua impresa? OBM Consulenza è il tuo partner per la finanza agevolata. Pensiamo a tutto noi, al tuo fianco per costruire il futuro della tua azienda. Approfitta della nostra consulenza e contattaci allo 0744 08 0761. Il nostro consulente sarà a tua completa disposizione. OBM Consulenza. Guardiamo al domani. Bene, eccoci qua, nuovamente insieme, sempre Bizzona, il nostro programma che va ad analizzare quella, nello specifico quella che è la partita fra Ascoli e Ternana. Tra altre cose, stasera non avremo contributi diciamo, registrati né della Ternana né dell'Ascoli, perché mi sembra, quelli della Ternana no, non è stato fatto la conferenza stampa, mentre per quanto riguarda l'Ascoli mi sembra perlomeno fino a una certa ora non c'era in rete la conferenza stampa o l'intervista di Sottil, il tecnico appunto della formazione bianconera. Allora io provo a collegarmi appunto con Anna Rita Marini, facciamo un collegamento diciamo telefonico e sentiamo un attimo da Anna Rita praticamente quella che è la situazione in casa dell'Ascoli, che ha molti difficoltà. Anna Rita, buonasera, ciao. Sì, buonasera, ciao. Allora, ti chiedo scusa innanzitutto, siamo in collegamento con Anna Rita Marini, collega, giornalista, amica, diciamo abbiamo vissuto tanti incontri di Ascoli Ternana. Allora ti chiedo Anna Rita, che tipo di Ascoli sarà insomma quello di domani? Un Ascoli agguerrito perché punta a una posizione migliore in classifica generale? Sì, io credo che vedremo il solito Ascoli, l'Ascoli che lotta per vincere, perché questa è una squadra che ha impostato il suo gioco solo per vincere, quindi credo che sia il solito Ascoli, quello che sì, vuole arrivare più in alto in classifica proprio per avere la possibilità di giocare la prima partita dei playoff in casa, e già sarebbe importante. Anche se il percorso dell'Ascoli è stato molto più positivo in trasferta quest'anno che al Verduga. Un po' come la Ternana, voglio dire, la Ternana l'ha migliorato nelle ultime giornate il rendimento casalingo, ma prima è stato abbastanza, diciamo, brutto, sconcertante. L'Ascoli brutto no, però diciamo che ha conquistato 35 punti in trasferta, 11 vittorie e 2 pareggi. Senti, due squadre, si diceva prima con Luca Giovannetti che ti saluta. Ciao Luca. Ciao Anna Rita, buonasera. E dicevamo, si incontrano due squadre che sono in ottima salute, quindi sarà una partita da vedere, da vivere fino all'ultimo. Sì, sicuramente perché da quello che vedo, da quello che so, insomma anche la Ternana sta in un buon momento di forma, no? Forse se il campionato non fosse finito, non finisse domani, magari la Ternana poteva sperare in qualcosa di più, no? Quindi sì, credo che siano due squadre in forma, l'Ascoli lo è, quindi salvo condizioni meteo che non promettono nulla di buono, ma dovrebbe comunque essere una bella partita. Senti Anna Rita, molti diffidati in casa dell'Ascoli. Sì, purtroppo sì. Che farà Sottil? Li rischierà in partita, li preserverà o invece li preserverà per i playoff? Ma la logica dice che li debba preservare per i playoff, insomma, anche perché sono tutti giocatori di primo piano, non sono giocatori che magari
durante la partita ne puoi fare a meno, assolutamente. I giocatori che Lascoli ha in diffida sono giocatori che hanno sempre giocato titolari e di cui non può proprio fare a meno. Domani credo che Sottil faccia delle scelte proprio per preservarli, perché sì, è importantissima la partita con la Ternana, ma credo che sia più importante la partita dei playoff, no? Proprio perché certo. Ci apre altre visioni. Certo. Quindi la formazione, diciamo, è dettata anche un po' da queste esigenze. Sì, è dettata anche da queste esigenze, e poi è anche difficile indovinarla, perché la squadra ha svolto la rifinitura alle 8, quindi Sottile ancora deve dare i convocati, quindi è difficile indovinarla, però io posso dire quella che ho fatto al Corriere Adriatico, ho fatto una formazione senza giocatori diffidati, perché mi sembra logico. Poi non lo so, Sottile ci ha abituato a continue sorprese, quindi magari farà tutto l'inverso, non lo so. Si parla un gran bene, si dice un gran bene di Sottil, tu che sì, hai? Sì, a me piace molto Sottil, perché è una persona, lui ha badato soltanto al lavoro di squadra, al lavoro di gruppo, e poi forse negli ultimi anni è l'allenatore che ha proprio si è identificato un po' con la piazza, no? Perché la piazza scolare è una piazza che vive di calcio, la piazza vulcanica è una piazza abituata a lottare anche fuori dal calcio, e quindi i tifosi l'hanno un po' idealizzato, soprattutto quelli della curva, e non passa un sabato che non gli intonano il coro Sottil uno di noi, quindi l'hanno proprio anche il modo di stare in campo di Sottil, di urlare, ha calamitato un po' i tifosi, quindi è diventato un po' l'idolo della tifoseria. Oh, non so se Luca, credo che se tu riesci a sentirlo, però se Luca vuole fare una domanda, al limite poi la ribalto io. Luca, vuoi domandare qualcosa a Narita? La utilizzazione nelle ultime settimane di Maestro sulla tre quarti mi sembra che stia dando buoni risultati. Non so se hai sentito quello che... No, diceva Luca, se l'utilizzazione nell'ultima giornata di Maestro sulla tre quarti, lui diceva, mi sembra che abbia dato dei buoni risultati, qual è la tua idea? No, Maestro si è giocato in quasi tutte le partite, da quando è andato via Sabiri a gennaio, Maestro ha preso proprio il posto di Sabiri come trequartista, centrocampo e attacco. Quando non ha giocato è perché magari ha avuto un problema fisico che l'ha tenuto fuori per diversi giorni, un paio di settimane, forse di più, tra Covid e problema muscolare. Però è quello il suo ruolo. No, Maestro sta giocando molto molto bene, e Sottile gli ha trovato proprio il ruolo preciso, anche perché è l'unico trequartista che abbiamo naturale. Senti, ma il reparto che ha soddisfatto di più nel corso della stagione qual è stato di questo Ascoli? Guarda, io personalmente impazzisco per Botteghin, il centrale difensivo, e Bellucci sono una coppia imbattibile, i due centrali di difesa da quando a gennaio è arrivato. Mi piaceva anche, devo dire, anche Avronitis, però Bellucci è un altro, ha altre caratteristiche che si integrano perfettamente con quelle di Botteghin, quindi credo che il reparto difensivo sia quello che dia maggiori garanzie in questo momento, senza dimenticare che in attacco abbiamo Dionisi, che insomma è un giocatore di un'altra categoria. Vida qui gioca bene, però è un po' altalenante, comunque è un giocatore che discontinuo, però è un giocatore insomma che fa la differenza. Ma la difesa è qualcosa di straordinario. Io insieme a Botteghini e Bellucci inserirei anche Salvi e Falasco. Poi c'è il giovane Baschirotto, insomma, questo all'inizio è partito proprio male, veniva dalla Viterbese, quindi sembrava un giocatore di categoria di Serie C, perché dico, ma come l'hanno preso? Invece piano piano Sottile l'ha modellato e è diventato un giocatore determinante, soprattutto nei secondi tempi. Ha realizzato 4 gol importantissimi, tutti e 4 importanti, compreso quello di Cremona. Quindi è un giocatore che è stato modellato, ecco, qui si vede proprio la mano dell'allenatore. Senti, ci dai la probabile formazione? Mai più di questa sera si può parlare di probabile formazione. Noi a Terni, voglio dire, ormai siamo abituati a dare la probabile formazione, perché insomma arrivi a darla senza rete, no? Come dicevamo oggi, nel senso, la dai e non senza vedere gli allenamenti, e quindi diventa difficile. Guarda, io proprio in questo momento ho i convocati, quindi vi posso dire che ci sono tutti, quindi non c'è, tranne Salvi che è squalificato,
Gli altri sono tutti convocati, in questo momento ci sono arrivati proprio i convocati, quindi io vi dico la formazione che ho fatto io, poi magari la sbaglio, perché ripeto, Sottil ci fa continue sorprese, anche positive spesso e volentieri. Allora, io ho messo le ali, poi ho messo Baschirotto, ragazzo di cui parlavo prima, che è interessante questo ragazzo. Poi ho messo Bellucci 40, poi ho messo dall'altra parte Dorazio, e al centrocampo ho fatto Buchel in mezzo con Locolo, e dall'altra parte ho messo Saric. Non è detto che non giochi invece Caligara al posto di Collocolo. Maestro trequartista, davanti io ho messo Sergio Dionisi, perché anche Iliab e Bidawi sono tutti e due in difesa. Rifiutati. Bene, Annalita, noi ti ringraziamo. Non so se Luca vuoi approfittare della cortesia, della gentilezza di Annalita. Sei soddisfatto di quello? Sempre molto precisa. Sempre esaustiva, precisa nelle sue analisi e nei suoi resoconti. Annalita, ti ringraziamo tanto. Io vi ringrazio, io perché insomma, mi fa piacere. Ormai sono tanti anni che seguo l'Ascoli da giornalista, quindi ormai ho capito un po' i miei pulli, no? Comincio a conoscerli, li conosco bene. Anche se qui ogni anno, quest'anno no, dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto continuità nel MIS, però ogni anno cambia direttore sportivo, ogni anno cambia allenatore. No, devo dire che per fortuna quest'anno è cambiato il direttore sportivo e siamo andati, adesso c'è Marco Valentini che ci ha risolto diversi problemi, perché con il precedente veramente l'Ascoli non sarebbe andato lontano. Me lo dicevi. Non è giusto fare nomi, però... Sì. Ricordo le tue diciamo vicissitudini. Allora ricorderai che eravamo veramente disperati. Sì, ricordo. Senti, ma ti posso chiedere per concludere cosa pensi della Ternana e del suo campionato? Guarda, a me la Ternana piace soprattutto il reparto d'attacco della Ternana, perché credo che sia uno dei più forti della categoria, perché insomma Donnarumma, Pettinari sono giocatori di alto livello. No, è una bella squadra. Sì, a me la Ternana come tipo di squadra piace, anche se quest'anno sono un po' tutte le squadre della Serie B, sono tutte squadre che giocano bene a calcio, sono squadre aggressive, ma la Ternana era, posso dire che è quasi la sorpresa della categoria. Addirittura? Sì, perché sono una squadra che gioca anche un buon calcio, no? Perlomeno da quello che ho visto io, da quello che vedo nelle immagini. E poi insomma domenica, sabato ci avete fatto un bel piacere, no? Insomma, perché la vittoria avete fermato il Ferruccio, che insomma stavo un po' siamo addosso, no? Certo. Bene. Speriamo che domani sia una bella partita, che non ci siano rivalità a livello campanilistico, perché insomma deve essere soprattutto uno spettacolo in campo. Diciamo, credo che sia uno spettacolo anche sugli spalti, perché non so se si stanno organizzando, quindi vediamo quello che le sorprese che ci riserveranno. Bene, grazie Annalita, buona serata. Io ringrazio voi, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Era Annalita Marini del Corriere Adriatico, che insomma ci ha dato la formazione dell'Ascoli. Anzi, invito la regia magari a farcela vedere, in modo che possiamo anche così commentarla insieme a Luca, insieme a Marco. No, diciamo la formazione in primo piano. Eccola qua, le ali in porta, Baschirotto, 40, Bellucci, Dorazio, Collocolo, Buchel, Saric, Maestro dietro a Saggiù e Dionisi. Diciamo, questa è una formazione fatta in considerazione dei giocatori che sono diffidati, che quindi, secondo Annalita, ma credo che no. Dorazio è diffidato? Sì, è diffidato. Sì, è diffidato, però. È diffidato anche Falasco, che è il titolare. Felicioli, che è la terza alternativa nel ruolo, trova poco spazio e quindi è uno dei due. Chiaramente deve giocare, sicuramente preservato il marcatore centrale brasiliano Botteghin, e al suo posto gioca 40. 40 è Mancino, quindi immagino che da destra sia Baschirotto, Bellucci, 40 Bellucci, Dorazio. Sì. E naturalmente, come dire, dovrebbero partire dalla panchina i diffidati dell'attacco. Sì. Iliev, che stabilmente sta partendo dalla panchina per scelta tecnica, Bidawi, che invece è titolare fisso, ma in questa circostanza dovrebbe essere Ciaggiù,
perugino di nascita, camerunense di origine, a fare coppia con il reatino Dionisi. E poi, come diceva la collega di Ascoli, c'è un ballottaggio in mezzo al campo tra Colo-Colo e Caligara. Per il resto, grosso modo, dovrebbe essere questo l'Ascoli. Ricordiamo che c'è un assente nell'Ascoli, il terzino destro Salvi, squalificato per somma di ammonizioni, era assente anche nella gara di andata a Liberati e al suo posto gioca Baschirotto. Luca, la parte più temibile di chi è? L'attacco. L'attacco? Ma anche il centrocampo è un buon centrocampo. Per esempio a me piace molto, beh, Buchel lo conosciamo bene, sì, austriaco col passaporto del Liechtenstein, ma secondo me è un gran giocatore anche il bosniaco Saric, tra l'altro uno dei pochi interni di centrocampo ambidestri della categoria, calcia indifferentemente di destro e di sinistro, non è poco. Certo. Marco? A Perugia, quando l'Ascoli vinse, segnò il primo gol di sinistro e il secondo di destro, poi dopo il Perugia rese pan per focaccia andando a vincere il Del Duca, ma all'andata l'Ascoli vinse 2-0 al Curi con due gol, l'uno di sinistro, l'altro di destro, Saric, proprio di Saric. Beh, io pensavo della cintura in su fosse una squadra temibile, in difesa invece la giornalista ci ha detto l'inverso in pratica, no? In difesa sembrano quasi imbattibili, come dice lei. Beh, in difesa hanno subito 41 gol complessivamente, quindi contro i 57 della Roma. I nostri sono troppi. Sono 16. Non sono pochissimi comunque 41, eh. Certo, rispetto a noi è una festa. Però vabbè, la Renata è esagerata sotto questo aspetto. Comunque 41 gol non mi sembrano pochissimi. Però se legge così evidentemente sarà questo l'aspetto di questa squadra. Comunque Sottile ha fatto un grandissimo lavoro, l'anno scorso una salvezza miracolosa, quest'anno in questo campionato. Per lei l'alternata la sorpresa, per me l'Ascoli la sorpresa del campionato. Ha fatto benissimo a Pescara già prima, ha fatto gran bene a Siracusa in una situazione terribile, una società, complicatissima, una società praticamente assente, un loro fallimento. Insomma, direi che Sottile sta lavorando veramente bene. Allora, mentre Luca lavora, perché sta lavorando, io... Sto controllando i convocati. Ecco, sta controllando i convocati, perché dovete sapere, non so se vi ricordate... Che sono usciti da 10 minuti, in effetti, no, come ci diceva la collega. Non so se vi ricordate, domenica, nel post partita, Luca aveva dato Salvi squalificato, non so se remember. Eh sì, perché era diffidato, è stato ammonito. Però voglio dire, nel senso che non tutti poi seguono così professionalmente quelle che sono le vicissitudini anche delle squadre avversarie. Vediamo un po', prima di passare in casa Rosso Verde, se c'è qualche messaggio che possiamo leggere. Dice Andrea Sterlini, io credo... Andrea Sterlini passa sul fronte mercato. Io credo che alla fine arriveranno 10 nuovi giocatori, andranno via gli over, incomincia a fare dei nomi, e entrando sostituti degli under. Per correttezza, scusa, vabbè, tu li fai, quindi poi lo leggono, e quindi vabbè, gli over Bobben, Salzano, Paghera, Furlan e Peralta, andranno sostituti gli under, vedi Caponi, Capanni, Indir, Mazza, e credo Mazzocchi non rimanga. Auspico i seguenti arrivi, non è più under, è over adesso. Auspico i seguenti arrivi per puntare alla Serie A, e quindi sono i consigli per gli acquisti di e Andrea Sterlini per il direttore Leone. Il terzino destro del Pisa, Birindelli, dunque Falcone o Paleari a giocarsi il posto con gli Annarilli, Lucioni, Di Tacchio, Ionita, Ferrante, poi 3-4 giovani di primo piano. Ecco, così di fatto gli attuali titolari starebbero ancora tutti in rosa. Questo saresti soddisfatto? Non condivido neanche uno di questi nomi, ma neanche uno. Comunque di mercato infatti, fino a lunedì non parlo, no? Ma ce ne fosse uno, Luca, però questi sono, vanno rispettati sicuramente. De gustibus, certo. Non disputando mess, perifrastica passiva. Vorrei dire, da lunedì in poi ti dirò, ti domanderò quelli che sono i tuoi desideri per quanto riguarda il calciomercato della Ternana. Io so già che i primi due acquisti, ma non li dirò già neanche fatti? Sotto tortura. Già fatti? Certo. Bene.
Quindi ragazzi... Beh, ma anche perché l'anno scorso Paleari era preso, poi invece è finito sotto la torre a Benevento, ma ancora prima di lui era preso, era ad un passo dalla firma e dalle visite Nicolas, che è finito lui sotto la torre pendente a Pisa, Paleari è finito. Quindi, a Benevento. Quest'anno aspettiamo che... Quindi firmano. Due acquisti sono pressoché definiti, però la prudenza, la cautela non è mai troppa. E comunque, al di là di tutto, io non voglio parlare di mercato finché il campionato è in corso, anche e soprattutto per rispetto verso questi ragazzi alla fine, voglio dire, hanno tenuto botta e, sebbene attraverso un rendimento altalenante, si sono resi protagonisti di un buon finale di stagione. Quindi onore e merito e rispetto per chi difende i colori rossoverdi, ivi compresa la gara di domani sera. Poi da lunedì in poi avremo tempo per parlare di mercato. Sicuramente. Cappone Luciano, forse il significato delle seconde linee può essere interpretato che si potranno prendere i giocatori che possono fare la differenza e sostituendo le seconde linee con qualcuno che quest'anno era titolare. Questa è l'interpretazione che dà nel Luciano Capponi. Poi, secondo Ennio Alunni, il mio giudizio del campionato è positivo, ricordando infortuni e Covid, Lucarelli a vita secondo Ennio Alunni. Magari con qualche conferenza stampa in più, no? Sarebbe ancora meglio, no? Agevolerebbe un tantino anche il nostro lavoro. Come noi magari stiamo cercando di agevolare anche il suo. Poi ce ne stavano altri messaggi. Daniele Minutillo dice: certo che domani manca tre quarti della difesa. Come vi spiegate questi infortuni? Gli infortuni si spiegano con la frequenza degli impegni, gli impegni troppo ravvicinati, perché poi non è solo la Ternana che ha degli infortuni, perché mi sembra che anche le squadre, no? C'è stata una statistica, se non vado errato, qualche settimana fa. Il Parma è la squadra più falcidiata dagli infortuni della categoria, ma di gran lunga. Sono stati quasi tutto il campionato in doppia cifra come assenti. Ma credo che la Ternana sia, come incidenza statistica di infortuni, tra le prime cinque. Ad esempio domani ne mancheranno sette. La domanda che pone Daniele, l'ascoltatore, è legittima, è pertinente, è calzante, però io rispondo: per farsi un'idea bisognerebbe conoscere le diagnosi degli infortuni. Su questo argomento tornerò lunedì, ma quando dirò la metà di quello stasera, che... Stasera sì. Ci tornerò lunedì quando dirò... Rispetto massimo per Ascoli Giornale. Sì, lunedì dirò la metà di quello che penso e quindi farò esplodere lo studio. Mamma mia. Ve lo preannuncio con 72 ore di anticipo. Veniamo con l'elmetto? Perché dirò almeno la metà di quello che penso, che già basterà. Veniamo con l'elmetto? Credo anche una corazza non sarebbe male. Okay. E un giubbotto antiproiettile. Okay. Perché, come dire, la misura è colma e la mia pazienza è tutt'altro che illimitata. Tutt'altro, Marco, che è un mio carissimo amico, lo sa. E purtroppo, lo dicevo prima a microfoni spenti, la temperanza, per usare una litote, non è il mio pregio principale. Detto questo, e posticipo tutto a lunedì, perché bisogna rispettare questa squadra, questo staff tecnico, tutti quelli che lavorano in Ternana, perché domani ancora il pallone rotola. Quindi, come c'è tempo per il mercato, per parlarne da lunedì in poi, c'è tempo anche per mettere sul piatto la metà della mia collera, da lunedì in poi. Tanto tempo non c'è, perché hai sentito che ha detto il Presidente? Però... L'anno scorso siamo partiti in ritiro con certi giocatori e poi sono stati cambiati tutti. Quindi quest'anno, se parti il 5 luglio e lui vuole la squadra pronta, bisogna sbrigarsi. Però diciamo dal 10 maggio a fine giugno c'è tempo, insomma, no? Senti. Quindi questa partita di domani, secondo me, impone, o suggerisce, se preferite, di mettere in stand-by sia le polemiche, che io non voglio assolutamente fare stasera, hic et nunc, sia i discorsi di mercato, perché questo gruppo e il suo staff tecnico meritano rispetto. Senti, però una cosa ci vuoi dire, a uno dei due di Serie A, questo potresti dirlo, per esempio. Ce lo chiede Oscar Orsini. Nessuno dei due no. Di Serie A. No, ok. Vabbè. Allora lo sai anche tu. Sì. Ah, a posto, vedi... come si chiama? I compari, i due compari, eccoli qui. Sergio Costa. Anzi, sai che c'è, li scrivi in una busta, poi te la consegno e poi vediamo se almeno uno dei due l'avrò beccato. Lunedì porti la busta con e i due nomi la mettiamo in cassaforte.
Sergio Costa ci chiede: Giannarilli è in diffida, chiedo, vengono cancellate con la fine del campionato? Certo, la diffida. Cioè la diffida sì, ma se viene ammonito, no. Se viene ammonito viene squalificato, no, per, la, sì, per la prima giornata di campionato. Beh, no, cioè, beh, il discorso. No, perché qualcuno, voglio dire, io ho scritto che andava in diffida Giannarilli e praticamente è come se avessi scritto una cavolata. Una, no, cavolata, vero, è in diffida. Perché può essere ammonito e se l'ammonito, ammonito è squalificato, certo, il prossimo anno. Beh, lo stesso discorso riguarda Boben, riguarda Martella, riguarda Pettinari. L'uomo cartellone, è arrivato l'uomo cartellone. Ma lo facciamo vedere il drago dell'amico Fiorini, Walter Fiorini, che ringraziamo, io lo ringrazio in modo particolare. Ecco, il drago che ci accompagna un po' nelle nostre trasmissioni sportive, un gradito regalo, fra altre cose l'orologio con tanto di scritta Ternana, vedete, e poi il drago rosso verde. Io con tanto di pallone, va bene? Un saluto quindi a Walter Fiorini, che è colui che ha donato questo esemplare praticamente del drago alla nostra emittente. Volevo dire 30 secondi sull'Ascoli, dando un'occhiata ai 24 convocati, c'è anche il terzo portiere che diciamo fa la spola tra la prima squadra e la primavera. Non ci sono, come già accaduto nelle settimane precedenti, la seconda alternativa a sinistra, Felicioli, e l'attaccante ex Rieti ed ex Cavese De Paoli, che mi sembrano un po' ai margini nelle scelte perlomeno delle ultime settimane di mister Sottil. Quindi Salvi è squalificato ed è un titolare, e poi per scelta tecnica non sono tra i convocati il terzino sinistro Felicioli e l'attaccante De Paoli, gli altri ci sono tutti. Bene, allora a questo punto vediamo i precedenti e poi andiamo in pubblicità e poi andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione della Ternana con l'elenco di tutti gli infortunati. Prima vediamo magari l'altro, il riepilogo, i precedenti Ascoli, vedete, 23 con 5 pareggi e 14 partite perse e 4 vittorie, 15 gol realizzati e 35 gol subiti, insomma abbastanza, siamo svantaggiati nei confronti dell'Ascoli, da sempre campo difficile il Cino e Lillo del Duca di Ascoli. Andiamo a vedere invece anno per anno, ma ricordando, non potevamo farli vedere tutti, però magari ricordiamo quelli che ci hanno dato la gioia, no? No, non toglietemela quella, perché nella stagione 2016-2017 era la Ternana di Liberani, proprio quella serata la Ternana conquistò la salvezza, si può dire, ad Ascoli, grazie ad Avenatti e Falletti, e un gol dell'Ascoli invece di Gigliotti. Poi l'ultimo pareggio è quello del 2012-2013, 1-1 con il gol di Vitale sul calcio di rigore, era la Ternana di Toscano, l'Ascoli invece era allenata da Massimo Silva. Il retrocesso quel giorno, per sì, quella partita. Sì, esatto. E noi uscimmo davanti a... tanti, circondati da circa 900 tifosi dell'Ascoli. Però siamo stati... Nessuno ci ha detto niente, è vero. Devo dire, una triste esperienza, no? Che abbiamo provato anni dopo la vittoria del 2016-2017, no? Siamo fermati un po' a festeggiare ad Amatrice, proprio all'Albergo Roma, e poi dopo poco praticamente raso al suolo dal terremoto. Un ricordo terribilmente brutto. E poi diciamo c'è l'ultima sconfitta, è quella della stagione 2017-2018, quando appunto l'Ascoli vinse con la Ternana per 2-1 con la Padella, Gasparetto e Monachello. La clamorosa sostituzione di Montalto, Montalto di Decagno, Repossi. Di Decagno. Sì, quella fu veramente... Ho visto cose che voi umani... inenarrabili. Non potrete mai... Ma neanche Rutger Hauer in sì, Blade Runner. E vabbè, Luca, ma che aspetti a scrivere un libro? Ci sto pensando. Ci stai pensando, davvero? Chiaramente ho bisogno di un ghostwriter, perché non ho la scrittura, il dono della scrittura creativa, ma ci sto pensando.
Sono contento, bravo. Che di aneddoti ne ho raccontati molti. Sì, sì. Bene. E anche qualcuno anche abbastanza... di quelli sostanziosi. Io ho visto la Ternana di tutto. Vincere a Genova col Genoa e con la Samp, pareggiare a Torino, ero con te. E poi l'ho vista perdere in casa con l'Angizia Luco, col Pescina Valle Giovenco, col Real Marcianise. Quindi insomma, io ho visto il 5-0 al Real Marcianise, con Real Marcianise. Lì non c'ero. No, c'eri? Ero malato. Io l'ho visto prendere 5 gol all'Olimpia Cerano. Sì, quindi insomma, la Ternana ce l'ha fatta vedere di tutti i colori, dall'estasi pura alla sofferenza livida. Quindi di tutto. Anche di con Sandonà prendemmo una valanga di gol, se non sbaglio. Abbiamo perso a Impruneta. Abbiamo perso 5-0 con Tonino che nel prepartito andava a funghi nel... Abbiamo perso 5-0 a Nola. La Pineta di Pacciani. Abbiamo perso 5-0 a Nola. Insomma, voglio dire. Allora andiamo in pubblicità e poi ci tuffiamo sulla formazione della Ternana. Intanto vi dico che Oscar Orsini dice: scusatemi ancora, ma secondo me il centrocampista che dico arriverà dal Bologna. Quindi questo è quello che dice. Arriverà dal Bologna il centrocampista. Vabbè, della designazione di Ascoli, caro Marco Antonelli, lo diciamo fra un pochino, come la vedi? Dunque, per me invece il centrocampista arriva da una squadra di Serie A, Luca cambia la busta, dice Oscar Orsini. No, che c'entra, potrebbe arrivare. Tra l'altro è stato monitorato anche un giocatore che attualmente gioca in Serie A, eh? Non mi risulta che siano avanti con la trattativa, ma è stato monitorato un giocatore che quest'anno gioca in Serie A. Va bene. Over 30. Ecco. Allora, però non ci sollecitate, perché poi dopo Luca ha un... fatto un fioretto, voglio dire, di non parlare di queste cose prima della partita, quindi rispettiamo la volontà di Luca e magari lunedì ne riparliamo. A parte lunedì sarà una puntata infuocata, perché avete sentito, bisogna presentarsi con l'elmetto, caro Marco, ricordiamoci anche agli ospiti di presentarsi con tanto di elmetto e purtroppo. Linea alla regia. Università Cusano, l'Ateneo di Roma che unisce tradizione e innovazione, lezioni online e in presenza, gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione. Oltre 35 corsi di laurea, più di 200 master, iscrizioni sempre aperte e un campus a Roma di 54.000 metri quadrati. Biblioteca, palestra, mensa e bar, laboratori didattici. Pensa in grande, scegli l'eccellenza accademica, scegli l'Università Cusano. Macrona Ternana Store. Presso il nostro punto vendita troverai, oltre al merchandising della Ternana, tutto per il calcio, calcetto, volley, padel, running, tempo libero. Si effettuano forniture sportive per società ed enti. Macrona Ternana Store, via Cesare Battisti 171 a Terni, telefono 0744 306589. Dal mare alla tavola, da Unto il pesce fresco di qualità. Per le tue serate speciali, ristorante Unto. Vuoi vendere o affittare la tua casa? Dalmazia Immobiliare è la soluzione. La corretta valutazione dell'immobile per una vendita veloce. Il cliente seguito nell'iter burocratico fino all'atto notarile. Serietà, professionalità e trasparenza al tuo servizio. Ti aspettiamo in piazza Dalmazia 21. Oppure chiamaci per una consulenza gratuita del tuo immobile allo 0744 19 28 830.
Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa, in Via Benucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. In Via del Rivo numero 107, Ortopedia Sanitaria Il Plantare vi aspetta con una vasta gamma di ausili per la deambulazione, articoli sanitari, tutori ortopedici, calzature, convenzionata per forniture ASL ed INAIL. Produzione interna di plantari ortopedici su misura per ogni tipo di problema, realizzati dalla dottoressa Tiberi dopo accurato esame computerizzato. La salute e la soddisfazione del cliente sono al centro del progetto aziendale. Allora, eccoci nuovamente insieme, parte finale della nostra trasmissione, andiamo a vedere quella che è la probabile formazione della Ternana, ma prima urge dire, fare l'elenco dei tanti infortunati, no? Perché ultimamente, nelle ultime ore si sono aggiunti altri due infortunati che non sono mai comparsi nel corso della settimana nei notiziari e giornalieri, che parliamo di Bogdan e di Furlan, di Federico Furlan, Luca. Quindi Sorensen, Falletti, Salzano, Furlan, Diakite, Kutsupias e poi Bogdan. Allora, Bogdan e Furlan si aggiungono a sorpresa agli altri 5 indisponibili dei quali eravamo già a conoscenza. Bogdan è alle prese con un forte affaticamento muscolare e quindi per una partita che comunque va onorata ma che non ha immediate ripercussioni concrete di classifica si sceglie di lasciarlo tranquillo perché probabilmente potrebbe incappare in un infortunio muscolare se giocasse, potrebbe. Su Furlan, ed è l'unico dei 7 infortunati sui quali io non abbia notizie, malgrado la cortina di ferro stile Unione Sovietica, anzi Russia, anni 70, è l'unico sul quale io non abbia notizie, Furlan, non so che tipo di problematiche abbia, lo ignoro. Va bene, poi sappiamo tutti della stagione terminata con largo anticipo per i lungodeggenti, diciamo così, quindi l'intervento di Falletti, no? Al crociato anteriore del ginocchio sinistro e l'ernia inguinale per Salzano. Falletti non gioca da Ternana Monza, Salzano non gioca, correggimi se sbaglio Marco, da Como Ternana, dove tra l'altro sì, ha segnato il suo unico gol stagionale sul rigore. Di questi sappiamo tutto. Sappiamo anche della situazione di Sorensen, sebbene non sia mai uscita una riga sulle sue condizioni fisiche, però un paio di settimane fa Lucarelli ha spiegato in conferenza stampa che il centrale danese a Crotone ha rimediato un problema muscolare su una vecchia cicatrice. E allora, due
li ha ufficializzati la società. Il terzo ne ha parlato, del terzo ha parlato Lucarelli. Sappiamo che Cuzzupias ha rimediato una distorsione alla caviglia nella rifinitura pre-derby, quindi parliamo di venerdì scorso, sì, perché infatti era tra i convocati e poi è finito in tribuna. Sappiamo che Diakité ha riportato una sospetta lesione del collaterale, questi sono quelli che conosciamo. Di Bogdan ho già detto problemi muscolari, non conosciamo la situazione di Furlan. Facciamo vedere la formazione, se no altrimenti andiamo lunghi. Oh, volevo dire, tra i 24 convocati c'è di nuovo Ndir, che ha quattro panchine alle spalle, quindi domani collezionerà la quinta. Ci sono, come sempre, sono finiti di ci sono come sempre nel giro di ritorno Mazza e Rovaglia. Pensate che Mazza ha 19 panchine alle spalle, domani sarà la ventesima. Rovaglia, che è arrivato a Terni a gennaio, ne ha 17, domani sarà la 18ª. Sono ancora in attesa di esordio, come Ndir, che però di panchine alle spalle ne ha solo 4. Chissà che a gara in corso qualcuno di questi tre giocatori possa conoscere l'esordio stagionale, io questo non lo so. Poi il 24esimo convocato naturalmente è Casadei, destinato immagino alla tribuna. Questa potrebbe essere la probabile formazione con un paio di alternative. Vabbè, in porta Giannarelli sicuramente, Boben, Capuano, Celli, qui ci potrebbe essere la prima alternativa a Boben e Gringhelli. Boben e Gringhelli, però è facile che giochi, mi sembra, più Boben che Gringhelli. Poi Defendi e Martello agli esterni, del centrocampo a 5, un proietto in mezzo, Cazzi a destra e Palomba a sinistra. In avanti la possibile alternativa Pettinari, Partipilo, Partipilo, Pettinari con Donnarumma. Vedremo. Però Luca, perché è Boben e non Gringhelli? Perché Gringhelli potrebbe essere alternativa a Boben come braccetto destro, ma anch'io penso che sia favorito lo sloveno. Potrebbe essere alternativa a Defendi sulla destra come quinto di centrocampo, potrebbe essere alternativa dall'altra parte a Martella, ma potrebbe anche giocare, come è avvenuto a Benevento, come braccetto sinistro della difesa, con Celli avanzato nella posizione che nella schermata vediamo di occupata da Martelli, da Martella come cursore mancino. Quindi proprio perché duttile e poliedrico, il terzino ex Cittadella si propone come alternativa praticamente in quattro ruoli: braccetto di destra, braccetto di sinistra, esterno destro, esterno sinistro di centrocampo. E allora un giocatore così poliedrico probabilmente lo fai partire dalla panchina, perché a gara in corso ti può tornare utile in ben quattro posizioni. E tra l'altro Boben, Capuano e Celli almeno qualche minuto insieme lo hanno collezionato finora. Senti Marco, condividi? Sì, anche per te è la probabile questa? Il discorso di Gringhelli è quello. In mezzo sono questi, c'è più tanto da scegliere, c'è solo Paghera e Mazza, che magari sarei curioso di vederlo Mazza almeno 5 minuti per vedere. L'abbiamo visto solo io, devo dire che Venezia l'ho visto anche pochi giorni fa in allenamento, quando si poteva vedere, quando si poteva assistere all'allenamento. Devo dire che è anche uno che si fa sentire, anche nonostante, voglio dire, fisicamente non sia, però si fa sentire anche fisicamente. Vabbè, staremo a vedere. Allora, ci dicevano dell'arbitro, un amico, facciamo vedere. Allora, il direttore di gara, che è Lorenzo Maggioni di Merate. Di Lecco, la sezione di Lecco. Sì, vabbè, però volevo dire che dici, non abbiamo mai avuto il piacere di un arbitro che non è esploso, insomma, sono 4 anni che sta lì, ha fatto poche partite di Serie A, ci si aspettava qualcosina in più, e così naviga un po' in acque basse. Non so quante altre possibilità potranno avere, non so se il prossimo anno verrà riconfermato, ma insomma niente di speciale. Infatti la partita è quella che è. Assistenti, perché poi quelle altre sono quasi tutte elevate a una partita, quella del Parma con il Crotone, insomma. Che infatti, a differenza delle altre, non si disputa alle 20:30 ma alle 18:15, perché il Crotone è retrocesso, il Parma è in una posizione di limbo. Allora, gli assistenti sono Domenico Fontemurato di Roma, Roberto Dascagno di Roma 2, quarto uomo Michele Del Rio di Reggio Emilia, al VAR
Daniele Paterna di Teramo e all'Ava Vito Mastro Donato di Molfetta. In teoria Del sare... Rio è il figlio del politico. Del politico, sì, sì. Dell'ex ministro. Del no? Rio? Ministro, sì, Del Rio. In teoria Daniele Paterna ha un curriculum migliore rispetto a Lorenzo Maggioni. Beh, sì. Beh, forse qualche un anno in meno di appartenenza. Anche un anno in meno di appartenenza. Cioè Paterna è un terzo anno che potrebbe ancora avere carriera. Sì. Maggioni non lo so, no, un poi, quarto poi, anno. Non so, se forse almeno... il prossimo anno gli daranno più possibilità. Allora, l'ha detto Marco prima, 352 tifosi terrani saranno al seguito della squadra, del Duca di Ascoli. E leggiamo gli ultimi due o tre messaggi prima di andare a chiudere. Daniele Minutillo dice: Mazza, Venezia mi è piaciuto. Marco Ferranti: buonasera, l'Ascoli credo che sia la vera sorpresa del campionato per quello che sta facendo. Oltre al sempreverde Dionisi mi piacciono molto Saric e Collocolo, anche Maestro non male. Partita difficile ma siamo in forma e giochiamo tranquilli, peccato per le assenze. Di mercato c'è tempo, però per me pochi ma mirati innesti over che facciano la differenza, magari un paio di under di categoria, oltre il riscatto del Greco, gratitudine per chi andrà via, ma se si vuole alzare l'asticella sarà necessario, anche perché lo impone la lista over. Allora, poi Andrea Stellini, uno dei due under cambiati del Pordenone, fate un po' vedere le facce dei due compari, vero? Di Luca e di... A me piacerebbe, però non è quello. Ok, vabbè. Però non è detto, guarda, pure che arrivi... A proposito del Pordenone, oggi prima Gazzi, che l'ha smentito proprio qui a M. Terniciano, no? Ha detto, cioè, io rimarrei se non mi cacciano via, ha detto, io non ci ho avuto sentore dell'interessamento del Pordenone, e quest'oggi è uscito l'interessamento del Pordenone. Luca, per te sarebbe un colpo mortale quello di vedere andar via Pettinari a Pordenone. È una tale sciocchezza che non merita neanche un mio commento. Ok. È molto più probabile che mi venga a prendere fuori dalla televisione, che ne so, Michelle Pfeiffer oppure Charlize Theron, ma è molto più probabile. Cioè io veramente... Senti, ma in quel caso che sceglieresti? Ma tanto per prendere un aperitivo, che ci sia tutto questo, cioè, non è che sarebbe una cosa chissà di quale importanza, ma no, veramente. Cioè, Pettinari non ha mai messo piede nella sua carriera in C, è romano, ha la moglie di Crotone, dovrebbe andare in C a Pordenone. Ora, con tutto il rispetto, ma un minimo di verosimiglianza. Allora, io oggi ho partecipato a un corso di aggiornamento per giornalisti presso la sala del caos. E si dibatteva sui principi base della professione, no? Era un convegno deontologico. Veloce, però. La notizia deve essere ispirata ai criteri di verità o perlomeno di verosimiglianza, no? Come criterio base. Ora, con tutto il rispetto per il Pordenone, ma non c'è un motivo tecnico e logistico per ipotizzare una tale assurdità. Allora, l'ultimo messaggio è quello di Stefano Nevi, dice: buonasera, è trapelato qualcosa dal summit di mercoledì, l'abbiamo detto, scusa Stefano, però praticamente attendiamo un po', Bandecchi ha parlato, insomma, che si va avanti con Leone e con Lucarelli, e non abbiamo ancora la reazione, o meglio, la versione di Lucarelli e di Leone, che, come diceva Luca, al 99% comunque... si dovrebbe continuare con loro due, con il direttore sportivo di sicuro, fra le altre cose sta viaggiando molto il direttore sportivo, mi risulta, in questi ultimi tempi anche all'estero, quindi ma che cosa starà facendo anche penso all'estero, non è che andrà all'estero da turista, no? Non credo, vabbè. Comunque, detto questo, noi siamo in chiusura di trasmissione, vi diamo appuntamento a domani sera. Prima ci sarà naturalmente Ternana Live Show con Raffaele Rifolo Riccardi in conduzione, poi con Luca Giovannetti e insieme anche ad Alberto Favilla effettueremo il post partita con Alessandro Lauretti e Marco Crisostomi, che saranno ad Ascoli e lì faranno delle interviste, con la speranza che ci sia la conferenza stampa di Lucarelli, almeno possiamo domandargli qualche cosa domani sera. Ci saranno gli highlights e quindi una serata all'insegna dei colori rossoverdi qui a M Terni Channel e a Ternana Time. Un ringraziamento a Iago e a Marta in regia,
Ringraziamento a Luca Giovannetti. Grazie, buonanotte a tutti. Noi ci ringraziamo fra noi perché poi facciamo parte della famiglia M. Terni Channel. Grazie quindi a Luca Giovannetti e grazie anche a Marco Rosostomi. Un ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre con cordialità e simpatia. Vi vogliamo bene. Buona serata. Ci vediamo domani sera.